Quello che sto per narrarvi avvenne a Verona. Il garzone che era venuto a chiamarmi mi aveva detto che il cliente che mi attendeva alla locanda era un vecchio nobile conosciuto in tutta la zona per la sua depravazione. Il mio interesse, come potete ben capire, era enorme. Ma mia madre quella sera era più irremovibile del solito. Mi supplicava piangendo di non andare, di cambiare vita e... E allora? Non seppi resistere alla tentazione e la uccisi. Era l'unica cosa da farsi. Ciò che l'attendeva in quella locanda era più forte di qualsiasi cosa al mondo. Meritava quindi qualche sacrificio. È follia supporre che si debba qualcosa alla propria madre. Dovremmo esserle grati perché ha goduto mentre qualcuno la possedeva una volta. Questo dovrebbe bastare a dire il vero. Ricordo che tanto tempo fa avevo anch'io una madre che destava in me gli stessi sentimenti che lei provava per la sua. Appena fui in grado di farlo, la mandai all'altro mondo. Mai in vita mia ho provato un piacere più sottile di quello che conobbi quando chiusi gli occhi per l'ultima volta. Beh, che succede? Perché piange la bambina? Ve lo dico io il perché. Questi vostri discorsi le hanno fatto venire in mente sua madre, ricordate? Essa morì nel tentativo di proteggerla. Ma è splendido! È per la mamma che stai piangendo, piccola cara. Vieni, vieni che ti consolo. Vieni, vieni da me, poverina. Torna, piccina mia, torna dal tuo papà. La mia nanna ancora ti canterà. Perbacco, bambina mia, quale occasione mi offri? Il racconto della signora Maggi va subito messo in pratica, non trovi? Oh, signore! Signore! La prego di rispettare il mio dolore. Sono afflitta per il destino di mia madre. Pensi, è morta per me e non la rivedrò mai più. Spogliatela immediatamente! No! No! Uccidetemi! Almeno Dio che fuoco avrà pietà di me! Uccidetemi prima di disonorarmi! Possono essere maledetti i miei occhi se questa lagna non è la cosa più eccitante che io abbia mai udito. Uccidetemi! Così sarò liberata dal tormento di vedere e sentire tanti orrori ogni giorno! Avete udito tutti? La piccola ha invocato Dio. Eccellenza! La scriva subito sul libro delle punizioni. Ne merita una terribile. Sì, subito. Ma la più terribile. In modo che possa raggiungere mia madre. Non aver fretta. Sappiamo bene cosa fare di te. Sarai punita, sverginata quando sarà il momento. Ma non credere di sfuggirmi adesso. Non credere di frenare la mia voglia disperandoti. Semmai è proprio il contrario.